Siamo al Sardegna Hotel con Antonio Falda, autore di Per la libertà, il rugby oltre le sbarre. Un viaggio attraverso le carceri italiane, 8 carceri, che utilizzano il rugby come forma di rieducazione del condannato. Sei al quarto libro e per la quarta volta parli di rugby. Tu che rugbista non sei, come mai parli di rugby? Perché mi ci trovo bene. Utilizzo il rugby per raccontare delle storie. Ognuno di noi ha tante storie da raccontare. Bisogna estrapolarle e metterle nel contesto giusto. Mi trovo in mezzo al rugby per tutta una serie di motivi e soprattutto perché ho due figli che sono appassionati sin da quando erano piccoli. E così, come capita a tanti genitori, si arriva al campo per accompagnarli, si rimane in qualche modo ammalati da questa malattia particolare che in questo caso è la malattia ovale. Quando io penso al rugby, ma penso che sia nell'immaginario collettivo comune, immagino uno sport comunque che ha una certa dose di violenza, di fisicità forte. Come può essere che uno sport così anche legato alla violenza, alla fisicità così dirompente, possa essere utilizzato in un luogo che per antonomasia dovrebbe essere un luogo di catarsi della violenza? In realtà il rugby non è violento, è duro. Però il rugby ti insegna come porti davanti agli altri, insieme agli altri. Ti dà la possibilità di far parte di un gruppo, di una squadra. E si sa bene che, soprattutto nell'ambito carcerario, è molto probabile che si tenda più all'amor proprio, più che a far parte di un gruppo. In un carcere esistono, è risaputo, dei clan. Ci sono i rumeni, i magrebini, ecco, il rugby in questo caso, io parlo del rugby ma può essere anche un altro tipo di attività, annulla le differenze, annulla il colore della pelle, dà la possibilità in qualche modo a queste persone di comunicare tra loro e che pur non riuscendo a farlo in maniera diretta, però tramite il passaggio di una palla ovale, tramite appunto una serie di conseguenze, di gesti riescono a comunicare. Tu non hai scritto questo libro seduto in una scrivania, hai attraversato l'Italia per quanto tempo? Un po' di mesi, sì. Poi oltretutto noi che abitiamo in quest'isola diventa sempre un pochino complicato. La volta che sono dovuto andare a Porto Azzurro, che appunto è l'isola d'Elba, sembra che si abbia impiegato due giorni veramente, da Cagliari arrivare a Pisa, da Pisa a prendere il treno, arrivare a Piombino Marittima, prendere il traghetto, insomma, poi non è che puoi farlo in maniera diretta, quindi devi aspettare, insomma, è stato veramente un po' particolare. Però non è solo un viaggio fisico, è stato anche un po' un viaggio dell'anima, in che modo ti ha cambiato? Questo effettivamente, allora il libro è uscito ed è bello che i lettori ne possano apprezzare le qualità. Se non fosse uscito comunque, anche perché non è semplice pubblicare un libro, è facile scrivere, poi non è semplice pubblicare un libro, soprattutto quando è un libro che parla di argomenti che non sono quelli, cioè, molto comuni. Se il libro non fosse mai uscito, comunque come esperienza personale sarebbe rimasta ed è un'esperienza unica e irripetibile per quello che mi riguarda. Un'esperienza che mi ha dato la possibilità di cominciare a vedere le cose, alcune cose da un punto di vista diverso. Mi ha dato la possibilità di capire che a volte noi durante la nostra quotidianità prendiamo delle cose con troppa serietà, cioè se uno entra al posto nostro del parcheggio sembra che ci abbia fatto chissà che cosa, per dire una fesseria. Quando ti trovi lì dentro ti accorgi invece di cosa importante, quali sono i valori che veramente dovremmo tenere a mente tutti i giorni. C'è una bellissima prefazione del David di Donatello come miglior attore, Aniello Arena, sì. Fine pena mai, sì. Che ha fatto dei film insomma, importanti e scrive una bellissima prefazione, anche un bell'italiano. E lui scrive che per lui, così come insomma, tu racconti per questi detenuti, è stato il rugby, per lui è stato la recitazione, fare l'attore, che l'ha completamente stravolto, sì. L'ha cambiato. Sì. E in che modo tu hai visto questo cambiamento nei detenuti? Te l'hanno raccontato? Come sono cambiati? Beh, come ho detto prima, intanto già il fatto di poter stare assieme, con etnie diverse che comunque riescono piacevolmente a passare del tempo insieme.
E poi ti faccio un esempio. A Torino c'è la squadra che si chiama Ladrola. Ladrola in piemontese vuol dire cosa strana. Hanno deciso, quando hanno cominciato ad iniziare questa attività a Torino, hanno preso una decisione particolare, unica rispetto agli altre carceri. Hanno preso tutti questi ragazzi e li hanno messi tutti insieme nello stesso padiglione. Parlando con il comandante delle guardie, lui mi ha detto che gli agenti che svolgono il servizio in quel padiglione non è che siano rilassati, logicamente, perché comunque il lavoro della guardia carceraria è sempre un lavoro un po' molto, molto particolare. Però hanno meno paura che possa venire da un momento all'altro una ribellione o addirittura un atto di autolesionismo da parte di questi ragazzi. Non so se sia il rugby, però il fatto comunque di vivere insieme tutti i giorni, loro soltanto alle 10 di sera vengono chiusi dentro le celle che sono sempre all'interno di quel padiglione. Quindi vivono come se fossero in ritiro dalla mattina alla sera e cosa possono fare quei ragazzi? Parlano di rugby, parleranno anche di altre cose, ma certamente parlano meno di quelle cose che normalmente si può parlare in carcere. Va bene, allora consigliamo insomma la lettura di questo libro che chissà, magari diventerà un film, visto che è anche scritto in maniera quasi cinematografica. Non so, per me è stato un film, veramente, per me personalmente è stata veramente un'esperienza coinvolgente. Come hai detto tu, forse mi ha cambiato, qualcuno lo pensa sul serio, mi può aver cambiato. Credo che sia importante non solo leggerlo, ma immedesimarsi un pochino nella storia che racconto. Nei ringraziamenti tu dici una cosa che mi ha un po' colpito, ti vorrei chiedere. Scrivi e a quelli lo dedichi a diverse persone e dici a quelli e anche a quelli come me che come me sognano un domani di essere realmente liberi. Da che cosa vuoi essere libero? Beh, noi tu hai mai pensato che cos'è la libertà? Ti sei mai messa? Sì. E mi ha fatto molto riflettere anche la prefazione di Ariana Lorena. Ma perché adesso hai letto questo argomento? Scoperto. Fai conto di non averlo letto questo libro. Hai mai pensato che cos'è la libertà? Sì, la libertà è. Secondo me, perché noi nasciamo liberi, siamo abituati a essere liberi, non ci siamo mai posti questo problema. È come quando tu hai molta sete. Hai tanta sete e poi non trovi acqua. E allora ti rendi conto che valore ha l'acqua, che l'acqua è una cosa che troviamo dappertutto. Quando non c'è l'acqua. Ti rendi conto di che valore abbia? Cos'è la libertà? Sino a che noi viviamo, tra virgolette, liberi, sino a che questa libertà non te la privano. Allora ti accorgi di che valore ha, di che cosa vuol dire non poter fare quello che vorresti fare, fare una passeggiata, ma anche incazzarti con un altro, non lo puoi fare. Quindi è per questo che dico, noi siamo abituati a essere liberi, ma siamo veramente liberi? Allora chiudiamo con quello che è l'urlo che fanno i rugbisti a fine partite dentro queste carceri, che è per la libertà.